Buongiorno a tutti, a nome di Italian Exhibition Group vi do il benvenuto a Vicenza Rotti Gold, un'edizione speciale perché segna a livello internazionale la ripartenza degli eventi in presenza. Colgo l'occasione per ringraziare più di 800 espositori che insieme a noi hanno creduto nella realizzazione di questo evento, soprattutto nei momenti in cui era difficile prendere una decisione, hanno continuato a crederci insieme a noi. Um, lascio la parola all'azienda DWS protagonista della manifestazione T-Gold che per quest'anno potete trovare all'interno della Hall 4 edizione che racchiude più di 100 aziende che esprimono il meglio a livello di innovazione tecnologica per il settore orafo quindi buon ascolto e buona visita a Vicenza Oro e T-Gold grazie Buongiorno, buongiorno a tutti amici, benvenuti a questo inizio di mattinata del sabato a Vicenza Oro. Maurizio Costa Beber con me Chief Technology Officer di DVS, io sono Luca Fabrello, vi do virtualmente il benvenuto appunto a questa mattinata che inizia con noi. Iniziamo Abbiamo la responsabilità Maurizio di portare i nostri ascoltatori all'interno di questa prima sessione di Vicenza Oro del sabato mattina. Finalmente ci ritroviamo in presenza dopo che l'anno scorso con Voice siamo stati soltanto virtualmente collegati con voi ed è entusiasmante vedere quante persone questa mattina facevano la fila per entrare, vuol dire che il settore comunque richiama ancora molto interesse e richiama molta vivacità. Certamente questa è tutta energia positiva, siamo molto lieti di vedere finalmente questo, questa aria di ripresa e questo, questa ventata di ottimismo. Allora, questa mattina noi parleremo di un tema che ha molto a che fare con il concetto di gioielleria, con il concetto di preziosità, con il concetto anche, se vogliamo, di lusso. Il lusso che se ci pensiamo è uno dei settori che bene o male, nonostante il lungo periodo difficile che abbiamo alle spalle, è uno dei settori che non ha conosciuto... Eh, tregua, nel senso che fortunatamente chi aveva disponibilità e chi ha voluto investire e anche chi si è ritrovato bene o male a non poter spendere nelle maniere usuali che tutti conosciamo, potrebbe anche essere banalmente il discorso della vita comune di andare al ristorante, si è ritrovato magari nel farsi qualche regalo in più. E quindi Maurizio, una delle cose veramente curiose che noi abbiamo osservato è il fatto che il trend del lusso L'ambito del luxury è uno degli ambiti che effettivamente si è confermato come uno di quelli che non ha avuto cali ma anzi addirittura ha avuto dei trend positivi. Sì, questo è testimoniato anche da eh, molti feedback che arrivano dai nostri clienti. Eh, ci sono degli interi comparti, tra cui il fashion eh, di alta gamma, che veramente non ha, non ha avuto alcun tipo di flessione. Come hai detto tu Luca, probabilmente questa pausa eh, ha richiesto anche una sorta di appagamento da parte di molte persone che hanno ritenuto di farsi qualche regalo o di continuare insomma, ad avere questo tipo di gratificazione. Mm. E al di là, diciamo, di quello che è il concetto ludico, c'è anche il concetto di ricerca, perché, bene o male, in questa pausa tante idee si sono sviluppate proprio perché ci sono stati dei tempi che fino ad oggi non avevano consentito magari di approfondire determinati argomenti. Perché, ovviamente, anche all'interno delle aziende c'è quello che è un trend di vita che si porta avanti usualmente, e quindi c'è sempre tanto da fare: bisogna rincorrere i clienti, bisogna. Adottare strategie di marketing, avere avuto la possibilità di essere un attimo in pausa forzata ha portato innovazioni anche in DVS? Certamente abbiamo investito molto del tempo che avevamo a disposizione per pensare a qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse rivitalizzare alcuni settori a noi molto cari, tra cui appunto la gioielleria, il fashion, l'accessorio. Ed è stato proprio in quel periodo che abbiamo concepito alcuni prodotti interessanti che stiamo adesso presentando. L'anno scorso noi a Voice abbiamo presentato eh, una tecnologia innovativa di DVS che è stata la X Cluster Chain, che bene o male toccheremo anche quest'oggi. Eh, quest oggi e oggi invece, invece di parlare di una tecnologia collegata a un software, perché l'X Cluster Chain è collegata al software Nauta, se non erro cerco di essere preparato, oggi invece parleremo di materiali materiali molto particolari, materiali dedicati in maniera particolare all'industria del fashion e all'industria del lusso. In particolare qual è il nome di battesimo dei materiali di cui parleremo oggi? Allora, si tratta della gamma IRIX che è nata alcuni anni fa con l'idea di eh, utilizzare nanotecnologie per ehm, offrire dei sostituti delle pietre dure naturali. Avorio, corallo, onice, turchese. Eh, questa cosa ha funzionato anni fa e abbiamo avuto un ottimo responso da parte del mercato. Per cui, durante la pandemia, abbiamo pensato di estendere questa gamma con l'idea appunto di avere dei materiali innovativi per produrre oggetti finiti: quindi, non diciamo, eh, dei materiali che consentano di eh, attivare dei processi successivi, oggetti finiti. In questo caso parliamo della gamma AIRIX A e AIRIX V. Dove A sta per allumina, e qui abbiamo un materiale quindi opaco, esatto. giusto, e poi abbiamo AIRIX V, che starebbe per vetro. E quindi ci aiuta a capire che bene o male stiamo parlando di un qualcosa di traslucido. Giusto? Esatto. Io pregherei anche la regia di favorire almeno le prime, le prime slide che ci guidano un po' nel fare questo percorso. Eh, questo che vediamo, questi che vediamo sono dei cluster, esatto, questi sono dei fondibili. Esatto, sono materiali fondibili e uno, eh, ma anche più di uno, so, rappresenta proprio la tecnologia X-Cluster di cui abbiamo parlato l'anno scorso. No? Quindi, questa possibilità di generare delle maglie, o, o meglio, dei bracciali già ammagliati, che poi in fase di fusione, nel momento in cui andiamo a rompere i supporti, ci portano ad avere in mano un oggetto, vorrei dire, già finito, giusto? unico e dal punto di vista qualitativo ineccepibile perché nascendo già collegato, a volte comprese anche eh, le chiusure, abbiamo un prodotto esteticamente perfetto, senza segni di giunzione, senza operazioni di saldatura e quindi eh, non solo mh, migliorando notevolmente la produttività, questo per la parte manifatturiera, ma soprattutto elevando molto la qualità e quindi eh, diciamo, entrando su spazi nuovi di mercato e nuovi posizionamenti. Mentre Maurizio, la foto che vediamo in alto sulla destra cosa rappresenta? Ecco, comincia ad esserci la contaminazione eh, di, di più materiali, quindi vediamo un materiale traslucido, in questo caso è un Arix V Ambra. Eh, vedete anche con delle, dei trattamenti particolari che danno questa unicità diciamo ad ogni maglia assieme a eh, delle maglie metalliche ottenute appunto con la tecnologia X-Cluster. Quindi quella che vediamo non è AMBRA? Non è AMBRA, è un prodotto ovviamente di sintesi e anche qui eh, cerchiamo, come abbiamo fatto ormai più di sei anni fa con la prima generazione AIRIX, eh, cerchiamo di introdurre il concetto della sostenibilità, quindi di non utilizzare materiali naturali e quindi impoverire il pianeta, coralli, ambra, eccetera. Sono tutti materiali di altissimo pregio, però tutti di sintesi, quindi non hanno impatto sull'ecosistema. Queste resine, Maurizio, dopo essere state stampate, necessitano di trattamenti particolari. Diciamo di sì, eh, anche se le tecnologie di stampa DVS eh, notoriamente mh, producono degli oggetti di altissima qualità superficiale, quindi che non richiedono grandi interventi eh, di finitura successivi, ci sono tutta una serie di specializzazioni che fanno anche poi parte, de, come posso dire, è, è un po' il bello di questa, di questa tecnologia aggiungere dei processi aggiuntivi per dare delle connotazioni particolari, per esempio tattili, particolari verniciature in ceramica, eh, antigraffio oppure particolari diciamo, trattamenti estetici che danno ulteriori varianti. Possiamo fare un passaggio alla prossima slide perché volevo avere degli altri esempi che ci conducano a far meglio capire ai nostri interlocutori. Eh, se passiamo alla slide successiva, per favore. No, ci sono punto un punto. attimo bloccati, è il piacere della diretta del mattino, ma eccoli qua, ci siamo qua, cominciamo ad andare a vedere delle pietre su questi sandali sì. che sono... Eh, riportati in basso, o addirittura sopra vediamo delle catene completamente trasparenti, sembrano quasi fatte di cristallo. Assolutamente, e qui eh, inizia diciamo eh, il vero utilizzo del, dei materiali IRIX. Mi permetto di ecco, prendere questo oggetto e qui vediamo un cluster che nel, nel nostro gergo tecnico. Significa la produzione in grappoli, che è una cosa nuova, diciamo, eh, trae tutto il vantaggio della stampa 3D ma unisce anche la produttività. E qui vediamo delle pietre di altissima qualità che vengono prodotte completamente in stampa 3D con tutti i tagli che poi il designer ritiene. Eh, come abbiamo visto nella slide precedente, queste pietre si prestano ad essere montate. Eh, su tutta la gioielleria o l'accessorio generato con la microfusione a cera persa. E quindi abbiamo la possibilità di avere forme nuove, tagli nuovi, colorazioni nuove. Tra l'altro, l'azienda provvede a dare una palette di colori in continua espansione, ma soprattutto eh, diciamo, rende eh, l'azienda che utilizza questa tecnologia completamente autonoma, perché tutto questo è fatto da una singola stampante, quindi la stessa stampante può produrre le pietre, può produrre le catene, può produrre tutto quello che serve per la microfusione a cera persa. Ecco, mm. tu hai introdotto uno dei temi che secondo me è davvero molto interessante, cioè quello della pigmentazione. Noi vediamo qui degli esempi stampati in Irix V, quindi eh, appunto materiale traslucido, e quella colorazione è una colorazione che appunto non è solo superficiale, giusto? Certo, perché eh, è il materiale che eh, ha questa colorazione, quindi eh, idealmente sezionandolo troveremo esattamente la stessa colorazione, le stesse tonalità e traslucenza anche all'interno. Quindi abbiamo queste, questi riflessi, questi giochi di luce che sono molto simili, diciamo, alle pietre preziose, anche se si tratta di un prodotto completamente sintetico. Ecco, questo è un aspetto che secondo me è molto importante da sottolineare proprio perché nella produzione di accessori, e tra l'altro, nelle slide che stavamo vedendo prima sono passati anche dei manici che io ho avuto, ecco, sono qua davanti, sono dei manici di borsa, sì. no? Sono quindi anche parti funzionali soggette a usura e di conseguenza il fatto che la pigmentazione non sia solamente un trattamento superficiale consente che anche in seguito all'utilizzo la finitura rimanga perfetta, giusto? Certo, non stiamo parlando di plastica, stiamo parlando di prodotti altamente evoluti, quindi dal punto di vista estetico ma anche funzionale eh, hanno diciamo una marcia in più. Quindi eh, possono essere utilizzati non solamente in maniera statica, ma anche in maniera funzionale dinamica, quindi sopportare carichi di peso, stress meccanici e quindi, per esempio, anche per componenti di borse e, ed altro che diano anche una certa, diciamo, struttura all'oggetto. Quindi siamo riusciti ad unire grazie alla stampa 3D sia un aspetto estetico ha un aspetto meccanico, un aspetto veramente tecnico-funzionale che consente a quello che noi andiamo a stampare di essere oggettistica di utilizzo, di consumo. Assolutamente sì. E non è un prodotto sostitutivo. Diciamo che è una, una nuova tecnologia, e, diciamo una nuova proposta che ha lo scopo di fornire nuovi scenari per i designers e per i produttori. Quindi. Eh, diciamo che possono generare tutta una serie di nuove collezioni e di nuovi prodotti, eh, che credo sia forse una, uno dei valori più importanti in questo particolare periodo storico. Eh, quello che mi piace sottolineare quando parliamo di DVS è che, come, eh, come dico io spesso, la vostra azienda poggia come un treppiede. Su tre zampe, no? E quindi voi, rispetto magari anche ad altri competitor, avete delle caratteristiche che non sono esattamente usuali. Ovvero sia voi avete la prima zampa, come la chiamo io, giusto per capirci, che è quella poggiata sulla costruzione del macchinario, quindi della stampante vera e propria, poi avete la seconda base d'appoggio che è data dalle dai materiali, dalle resine che voi producete con grande varietà e oggi stiamo approfondendo due di queste tipologie e poi c'è la terza che abbiamo già accennato all'inizio della nostra chiacchierata che è quella del software. L'unione di questi tre aspetti che voi sviluppate internamente alla vostra azienda vi consente di arrivare a dei risultati che sono non così scontati. E prima stavamo vedendo, lo vediamo adesso qua in una forma di metallo, ma il fatto, ad esempio, di poter stampare, eh, come abbiamo visto prima, eh, un bracciale come questo in una resina, resina traslucida, consente di. Sviluppare degli oggetti che tecnicamente, magari con le tecnologie tradizionali, non sarebbero realizzabili, giusto Maurizio? Assolutamente sì. Noi abbiamo sposato la filosofia dell'integrazione verticale già 30 anni fa, quando abbiamo iniziato, abbiamo iniziato in Giappone come startup, e poi successivamente portato tutto l'impianto in Italia. E questa idea di produrre tutto all'interno, di non dipendere diciamo, da fornitori esterni in maniera, in maniera importante per i prodotti di, diciamo, di, maggiore, di maggior rilevanza strategica, ha fatto sì che eh, sia potuto eh, sviluppare dei prodotti unici e che beneficiano appunto di questa, di questa grande integrazione. Eh, il fatto che il software, i materiali e le tecnologie di stampa interagiscano e siano sviluppate assieme fa sì che si possano ottenere dei risultati molto difficili da ottenere se non avessimo questo tipo di caratteristica. Parliamo di Airix A mi ha molto colpito il fatto di addentrarci in quel mondo meraviglioso che noi conosciamo come ceramica, che addirittura poi trattata con la cottura esattamente come la ceramica, genera dei veri e propri gioielli di porcellana. Qualcosa di straordinario. Qui dietro magari vediamo nella prima fotografia c'è quel bracciale di rose fatto eh, bianco. Esatto, quella è una specie di stampa fatta con l'AeryxA e quella quando tu la vai a toccare è proprio come la ceramica. Allora eh, diciamo che l'intento è, è stato quello di avere le caratteristiche della ceramica tecnica, quindi la, ehm, la qualità prima di tutto, ma soprattutto anche poi la resistenza meccanica, perché parliamo di oggetti che in qualche modo poi si indossano. E, e quella tattile, quindi di avere questo effetto che è difficile da, diciamo, da, da descrivere, io lo chiamo un po' effetto seta, quindi questa piacevole sensazione al tatto, fa sì che questi oggetti siano unici nel loro genere. Sono un po', come hanno definito i nostri colleghi, delle tele su cui dipingere e quindi ehm, mettere smalti ed altri diciamo, componenti per ottenere degli oggetti artigianali assolutamente unici. E questo diciamo, forse è un valore aggiunto che, che diamo unitamente a tutta la libertà delle forme che la stampa 3D ci consente. Quindi, se noi volessimo portare l'esempio di come viene realizzato un oggetto, lasciami dire arrivando in fondo al processo di porcellana, partiamo dalla stampa 3D fatta con la resina irix A, andiamo a stampare attraverso la tecnica stereolitografica l'oggetto che nasce magicamente davanti a noi. Dopodiché quell'oggetto viene preso, viene eh, potenzialmente nel caso di arrivare appunto alla porcellana dipinto con gli smalti e viene cotto esattamente come si fa con la porcellana usuale arrivando ad avere al termine questo oggetto effettivamente identico alla porcellana e a quel punto le resine in fase di cottura subiscono delle alterazioni o restano stabili è una delle prerogative principali della serie Arix A ma anche della serie Arix V di rimanere assolutamente diciamo, stabili nel tempo dal punto di vista dimensionale e delle forme. Quindi sono dei prodotti di altissima qualità che eh, si prestano molto bene a fare dei prodotti durevoli. Non c'è alterazione, non ci sono distorsioni, i cerchi rimangono cerchi, le superfici piatte rimangono piatte. Eh, questo vuol dire che? trattandosi di un settore, alle volte, che ha a che fare con una precisione estrema, che l'unione anche di due materiali, che possono essere delle incastonature in metallo, con degli oggetti stampati in 3D attraverso queste questi materiali, consente effettivamente di avere una precisione estrema nel momento in cui poi l'oggetto debba essere montato, e incastonato, giusto? Certo, e poi a mio avviso eh, si realizza anche forse la cosa più bella di tutta questa applicazione, l'unione del digitale con la manualità, con la creatività, quindi la stampa 3D che produce come dire, la tela, ma però poi c'è sempre la mano della persona l'abilità dell'artigiano che fa la smaltatura e, e tutti questi trattamenti artistici che rendono appunto questo oggetto poi un oggetto di altissimo pregio. Diciamo che affrontando questo argomento mi viene anche da sottolineare un'altra tipologia di aspetto che non è così scontato nel momento in cui si parla con gli interlocutori che magari si approcciano alla stampa 3D, ovvero sia il fatto che noi stiamo parlando magari di materiali fondibili per la fusione a cera persa, stiamo parlando di lasciami dire resine nanoceramiche o comunque una certa forma di ceramicità. Stiamo parlando di materiali traslucidi, vitrei, ma tutti questi materiali possono essere stampati con la stessa macchina. Sì, è una caratteristica della nostra tecnologia di essere, diciamo, eh, multiuso e quindi la tecnologia, la stampante rimane quella, viene scelta in funzione della necessità produttiva, delle dimensioni, eccetera però poi tutti i materiali, e ne abbiamo quasi 100 in produzione attuale, eh, funzionano sulla stessa stampante, quindi c'è un'enorme libertà di, eh, di utilizzo e flessibilità che a mio avviso rende questa soluzione unica nel panorama mondiale. Noi toccando questo argomento tocchiamo veramente quello che è il principio fondante di Industria 4.0. E quindi produrre quello che serve, quando serve, nella maniera più flessibile, digitale ed economica. Con un occhio ai costi, prima di tutto, perché ah, ho detto flessibile ed economica. Esatto, con un occhio ai costi, ma soprattutto anche all'opportunità di mercato. È importante risparmiare, è importante tagliare costi per aumentare la competitività, ma è importante anche arrivare prima. Quindi, un oggetto che già di stampa 3D esce con la massima qualità possibile e che richiede pochissimi passaggi di finitura, permette all'utilizzatore di arrivare prima nel mercato e quindi di avere maggior possibilità di vincere. Dietro a noi in questo momento c'è una slide che fa vedere delle scocche di cellulare, di cui quella in alto mi sembra di capire è esattamente il manufatto stampato in 3D. Giusto? Sì. e poi quella sotto invece che è anche qua sul nostro tavolino è la stess lo stesso oggetto che però poi viene rivestito in pelle, giusto? Sì. quindi riusciamo ad arrivare anche a dei tassi potenziali di personalizzazione che vanno sul singolo pezzo. Abbiamo nell'ultimo anno un'enorme crescita nel mondo della pelletteria di altissima gamma e quindi con materiali specifici che abbiamo studiato per... Eh, per poter dare diciamo, la giusta flessibilità, durevolezza e, e, e tutte caratteristiche diciamo, di precisione, di non deformabilità, eh, ha fatto sì che siano nate tutta una serie di collezioni eh, di prodotti poi rivestiti in pelle e quindi diciamo, abbiamo ulteriormente amplificato eh, le applicazioni in questo settore. Eh, qui vediamo delle cover. Eh, per cellulari, per smartphone, però in realtà i nostri clienti producono anche delle borse molto belle, di grandi dimensioni anche, e articoli particolari che stanno andando molto nella, nella fascia alta, diciamo, del mercato luxury. Dico qualcosa di sbagliato se affermo che la tipologia di tecnologia che voi portate avanti va a coprire le esigenze sia del piccolo artigiano sia quelle di chi produce prodotti come questo in maniera industrializzata, quindi in grandi numeri. Cioè si può arrivare dal prodotto custom, veramente disegnato e stampato sull'esigenza del singolo individuo, fino a anche delle produzioni in serie che possono essere cospicue a livello di numeriche, giusto? Assolutamente, che è un po' il DNA dell'azienda. Eh, ricordo che oltre 30 anni fa, quando abbiamo realizzato la prima stampante 3D, in quegli anni eh, abbiamo avuto l'idea di eh, utilizzare la tecnologia di stampa 3D e farne un oggetto per uso personale, quindi di fatto è nata la prima stampante 3D. L'idea era proprio di democratizzare la tecnologia e abbiamo continuato su questa strada non solamente eh, sviluppando e offrendo dei macchinari di alta produttività, ma rimanendo anche su macchine che diano la possibilità al singolo professionista di avere, diciamo, tutte le chance che hanno le grandi aziende. Forse di averne anche di più. Forse di averne anche di più, grazie alla velocità e alla flessibilità che una singola persona potrebbe avere rispetto a una grande organizzazione. Quello che mi viene da pensare è immaginando il piccolo artigiano la capacità che può avere l'individuo di scatenare appunto la creatività di cui parlavi tu, con uno stesso macchinario che va a stampare diversi tipi di resina, che va a generare diversi tipi di materiale, di produrre dei gioielli che, magari su larga scala, dico gioielli, ma potrebbero appunto essere anche parti funzionali di abbigliamento piuttosto che eh, di, di altra oggettistica collegata al tema di cui parliamo questa mattina. Questo artigiano può sviluppare qualcosa che magari nella grande scala sarebbe non realizzabile più che altro perché magari non avrebbe senso perché non ci sarebbe così tanta richiesta, giusto? Assolutamente. A nostro avviso la tecnologia è veramente utile quando è eh, utilizzabile, diciamo, da chiunque, quindi non solamente eh, chi ha la capacità di investire, ma anche il singolo individuo. Per noi diciamo rimane un fattore fondamentale. Parliamo di estetica. Il fatto che, magari, ragionando sulle pietre stampate e pigmentate con Arix V non siano minerali, non siano pietre vere. Eh, vuol dire che hanno una qualità inferiore, vuol dire che hanno invece magari delle potenzialità addirittura superiori rispetto al minerale. Cosa, cosa si può dire a chi tende magari a non comprendere immediatamente le potenzialità di questi prodotti? È difficile per me entrare su questo argomento perché non posso pretendere di dare un'opinione. Un diciamo, Beh, eh, ovvio che. Salutiamo alla... e abbracciamo <ride> tutti gli amici di Vicenza Oro che lavorano nel mondo delle pietre. Eh? Qua non siamo sostitutivi, siamo integrativi, mi sembra di esatto. capire. Esatto. Però il nostro ruolo eh, come diciamo, eh, sviluppatori e, e, e ricercatori di tecnologia, il nostro ruolo è quello comunque di trovare delle strade alternative. Eh, ricordo a tutti che un'automobile cent'anni fa aveva il telaio in legno, poi ha cominciato a cambiare in un telaio in ferro. Poi in alluminio adesso è in, diciamo, le automobili più sofisticate sono tutte in materiali compositi, quindi eh, la nostra vocazione è quella di trovare delle strade nuove, delle soluzioni nuove. Lascio poi al, al mercato e agli operatori eh, decidere se le nostre soluzioni possono essere considerate paragonabili o se magari diciamo, semplicemente si affiancano all'offerta convenzionale. Beh, quello che è certo è che mi sembra di poter dire aprono delle strade nuove, giusto? Che magari nella maniera tradizionale non potrebbero essere percorse, quindi degli oggetti, si va ad ampliare la gamma d'offerta, non si va certo ad impoverire, non ci si va a sostituire, giusto? Certo. Un esempio è eh, l'impugnatura della borsa che vediamo in, eh, nel tavolo, eh, sarebbe credo molto difficile poterlo produrre con un materiale prezioso, con un minerale, quindi anche qui la tecnologia ci permette di eh, introdurre nuovi concetti di design e nuovi prodotti. Queste sono stampate e poi sono lucidate? Lucidate sono comunque delle, delle, de, degli step di lavorazione completamente automatizzati che non... Che non danno particolari pesantezze all'organizzazione produttiva. E poi diciamo che non possiamo trascurare anche la parte, diciamo meno nobile da un punto di vista estetico, ma sicuramente importantissima, che è quella della prototipazione, che attraverso la stampa 3D consente veramente di sbizzarrirsi in tutti i modi, realizzando il prototipo e variandolo un'infinità di volte ha dei costi irrisori rispetto a quelli che potrebbero essere standard tradizionali di produzione? Assolutamente, eh, la, la, la stampa 3D ha sempre avuto ed è nata diciamo come tecnologia di, eh, di aiuto allo sviluppo di prodotto, resta il fatto che eh, sarebbe stato un po' un peccato eh, limitare questa tecnologia semplicemente allo sviluppo e, e alla prototipazione. Eh, il, il grande step, se vogliamo, eh, di, di, di efficienza è, è proprio quello di trasformare queste tecnologie in sistemi produttivi reali ed è quello che abbiamo fatto in questi ultimi vent'anni. Sistemi produttivi dove, lo ripeto perché secondo me è un vero e proprio mantra, si va a produrre ciò che serve quando serve. Quindi, senza necessità di grandi investimenti in materiale acquistato, senza grandissime spese eh, in alcuni ambiti per quanto riguarda lo stoccaggio anche e l'immagazzinamento del materiale o del prodotto finito, e quindi la possibilità di poter effettivamente mettere in produzione degli oggetti nel momento in cui il mercato li richiede, giusto? Esatto. Fino ad arrivare all'ultima missione che è quella del prodotto perfettamente personalizzato che appunto le nostre tecnologie ci permettono di produrre. Perché virtualmente, se andiamo a vedere questi, questi cluster ammagliati, vorrei dire... Ogni singola maglia potrebbe essere diversa dall'altra, esatto. potrebbe essere personalizzata con un logo, potrebbe essere eh, con un dettaglio stampato in un certo modo e quindi effettivamente si arriva alla customizzazione estrema. Essendo un processo digitale, chiaramente non è suscettibile di tutti i limiti che hanno le tecnologie convenzionali di produzione. E tra l'altro senza sprechi, perché nel momento in cui vai a stampare è perché vuoi effettivamente o l'oggetto o diciamo, il passaggio funzionale nel caso dei fondibili, giusto? Quindi c'è una limitazione anche dello spreco? Assolutamente abbiamo un utilizzo eh, del materiale che corrisponde esattamente all'oggetto finale e, e quindi tutta una serie diciamo, di meccanismi che fanno sì che queste tecnologie producano non solamente la rapidità, la velocità e l'accessibilità al mercato, ma anche eh, sicuramente un grande risparmio sulle risorse e, sul, e sulle materie prime. Non ultimo, dal punto di vista energetico, le nostre stampanti industriali più produttive comunque hanno una, 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 un assorbimento di energia elettrica pari a un personal computer e credo che di questi tempi sia importante anche la questione dell'ambiente. Tornerei un attimo su un concetto che è molto caro a chi lavora nell'ambito della gioielleria, ovvero sia il concetto del valore. Il fatto che andiamo a stampare delle resine... Mi ha permesso di vedere, purtroppo oggi non c'è quella bellissima fotografia che speravo transitasse, qualche oggetto stampato, ma così non violiamo nessun tipo di diritto e di copyright, qualche oggetto stampato che poi è stato, viene, viene brandizzato da delle case di moda di primissimo livello. E quindi si va a produrre quello che ho visto io. È un bellissimo oggettino, è un soprammobile, in verità. Eh, grande 20 cm x 20 eh, che rappresenta una piccola, due personaggini in motocicletta, diciamo, che viene venduto da una grande casa di moda a diciamo dei valori assolutamente cospicui. No? E gran parte di quell'oggetto è possibile realizzarlo solamente perché esiste la stampante 3D, giusto Maurizio? Certo. Allora l'oggetto di cui stai parlando, che ovviamente per sensibilità e rispetto non diciamo il nome del produttore, è comunque un esempio di, di applicazioni di stampa 3D eh, a livello, come posso dire, lusso, di altissimo livello e la sua complessità fa sì che nonostante il prezzo non popolare, Devo dire che è un grande best seller per cui i nostri clienti ne stanno producendo veramente molti. sia è possibile produrlo solo con queste tecnologie, è la complessità che lo rende così difficile. L'aiuto che diamo con queste tecnologie è appunto l'attuazione la, 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 di cose che prima non erano fattibili per questioni di complessità, di costi e anche magari di ripetibilità. Ottenere lo stesso oggetto. 500 volte, 1000 volte, uno uguale all'altro, anche qui si parla di qualità. Ed è importante per noi, insomma, garantire questo. E quindi, diciamo, se mi permetti di usare questa sintesi, che il valore dell'oggetto stampato con tecniche di Industria 4.0, di stampa tridimensionale, non va ricercato solo nel materiale, che comunque la resina si porta dietro a una ricerca. Eh, cospicua perché comunque arrivare a lanciare prodotti di questa qualità sul mercato immagino comporti RD non da poco, eh, anche a livello internazionale, da quanto che so, visto che comunque l'azienda ha tante relazioni in giro per il mondo. Ma dicevo, quello che va a conferire il valore vero e proprio dell'oggetto che poi può essere messo in vendita e commercializzato. Si sposta più che dal valore della materia, al valore dell'ingegneria, al valore della creatività, al valore dell'unicità dell'oggetto che noi portiamo in campo. Giusto? Posso dire questo? Assolutamente. E il nostro ruolo è quello di rendere possibile tutto questo attraverso la tecnologia. Bene, noi ci siamo fatti questa chiacchierata, una chiacchierata durata tre quarti d'ora, abbiamo innestato tanti piccoli semi nel pensiero di chi ci vorrà ascoltare e quindi abbiamo fatto questo viaggio all'interno del mondo delle stampanti tridimensionali all'interno del mondo dei software che consentono di sviluppare dei prodotti innovativi e anche con geometrie impensabili fino a poco tempo fa e abbiamo portato alla vostra attenzione due tipologie in particolare di materiale che possono essere utilizzati sulle stampanti DVS che sono Airix A e Airix V con Appunto io ehm, vado a sintetizzare questa affinità con il mondo ceramico e con il mondo vitreo. Materiali traslucidi che possono essere utilizzati all'interno del mondo del fashion, all'interno del mondo dei prodotti customizzati e che consentono di realizzare qualcosa di unico che fino a un po' di tempo fa non era pensabile. Qualcosa che va a favore sia del piccolo produttore sia delle grandi aziende. Abbiamo quindi aperto una finestra talmente larga che credo che ci sarà possibilità effettivamente di divertirsi eh, da parte di coloro che vorranno approcciarsi alla vostra azienda e capire meglio che cosa effettivamente proponete. Io ringrazio Maurizio Costa Beber, ringrazio i colleghi di Vicenza Oro e di IEG che ci hanno supportato, nel dietro le quinte un saluto a Pietro Nardi che ci ha supportato e che è sempre una risorsa imprescindibile nello sviluppare questi momenti di incontro e di approfondimento. A tutti voi una buona giornata. Venite a visitare Vicenza Oro, venite nella città del Palladio, venite nel nostro meraviglioso Veneto. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata. Grazie. Grazie a voi.